1989. Luciano Chemini, appassionato naturalista, passeggia su queste lastre e nota, complice forse il gioco di luci e ombre causato dai raggi del sole, delle cavità rotondeggianti nelle rocce. Niente di strano a prima vista, ma qualcosa di particolare cattura la sua attenzione. I buchi nella roccia, riempiti in parte dal terriccio, si ripetono con una certa regolarità. Quelli che ad altri avrebbero potuto sembrare semplici segni nella roccia, ad un'attenta osservazione, fanno scattare in lui un'intuizione che ancora oggi ci porta a fare un viaggio nel tempo. Avreste mai pensato fosse possibile? Siamo ai Lavini di Marco, sulle pendici del Monte Zugna, proprio sopra l'abitato di Rovereto. Guardandoci intorno, vediamo grandi blocchi rocciosi che ci circondano. Questo ci permette di intuire facilmente che questo luogo è stato segnato da un'imponente frana, che ha mobilitato milioni di metri cubi di materiale roccioso e detritico, che si sono accumulati lungo le pendici della montagna e sul fondovalle. È grazie a questo evento che enormi lastroni di roccia sono stati riportati alla luce insieme ai segreti che custodiscono, migliaia di orme di dinosauro. In questo luogo straordinario, conservate nelle rocce, troviamo le testimonianze fossili di quanto l'ambiente fosse diverso 200 milioni di anni fa. Qui il mare caldo e tropicale della Tetide invadeva con le sue maree una spiaggia dove vivevano centinaia e centinaia di dinosauri. A partire dalle loro tracce impresse nel fango del Giurassico, geologi e paleontologi hanno ricostruito un pezzetto della storia della vita sulla Terra. Hanno cercato di spiegare quali processi le abbiano conservate fino ad oggi e chi le abbia prodotte. Le orme, con la loro forma, dimensione, posizione, possono infatti svelare molto più di quello che immaginiamo. Il nome dell'autore può rimanere incerto, ma possono raccontarci, ad esempio, se l'esemplare fosse bipede o quadrupede, erbivoro o carnivoro, molto grande o molto piccolo. La vicinanza o meno con altre tracce può lasciare spazio ad altre ipotesi sulle loro abitudini di vita, sulle relazioni sociali, sulle cure parentali. Le sequenze, come una fotografia di un attimo del passato, ci indicano in che direzione l'animale si stava muovendo, che andatura avesse e se un attimo di distrazione avrebbe potuto farlo scivolare. La diversità delle orme che troviamo qui ai Lavini di Marco fa pensare a gruppi di dinosauri molto diversi tra loro, dai cacciatori teropodi agli imponenti sauropodi con i loro maestosi colli lunghi. Nonostante alcune domande rimangano ancora oggi aperte, basta fare una passeggiata tra queste orme per essere improvvisamente catapultati indietro in un fantastico viaggio nel tempo.